Gesù ti chiama ad essere la sua luce. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto! Buona giornata carissimi amici, ma soprattutto buon inizio settimana. Che il Signore sia la nostra luce, la nostra forza, e sarà così, perché abbiamo scelto e deciso anche oggi di ascoltare la sua parola. Accogliamo il Vangelo secondo Luca capitolo 8 dal versetto 16 al versetto 18. Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Amen. Cari amici, oggi abbiamo tre versetti che toccano la nostra vita, che entrano nella nostra quotidianità. Gesù parla di una lampada, un bell'esempio, da mettere in una casa, in una stanza, e la funzionalità della lampada chiaramente è quello di illuminare. Per questo viene posta sopra un candelabro, viene posta in alto per fare luce a chi entra, non viene messa sotto un letto. Ecco che Gesù sta parlando di quanto è importante che ciascun cristiano sia luce sua. Tanto che questa parola che abbiamo accolto oggi viene immediatamente dopo la parabola regale, potremmo dire, del seminatore. Regale perché è la regina di tutte le parabole. Gesù ha spiegato, ha detto che è importante ascoltare, ma soprattutto avere un cuore, un terreno fertile che accoglie la sua parola, un terreno buono, che non ha sassi, rovi, spine, non si lascia prendere da tante preoccupazioni, da tante ansietà che ci sono sempre. Ecco che quando noi abbiamo un terreno buono, quando il nostro cuore è integro in Lui, perché vuole e desidera ricevere acqua nuova, acqua viva, dal suo Vangelo, ecco che noi diventiamo delle lampade, portiamo la luce agli altri. È importante attingere quotidianamente da Gesù, dal suo Vangelo, questa luce. Giovanni 1, il prologo, bellissimo, proprio viene a noi dicendoci: in principio era il Verbo, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Noi siamo partecipi di questa luce, noi prendiamo parte della luce di Cristo, e Cristo, quando ha chiamato a sé i discepoli, e noi siamo suoi discepoli, in quanto battezzati cristiani e desiderosi di realizzare la sua volontà, ci chiama ad essere delle lampade, dei lampadari, ad illuminare il mondo. Il mondo senza Cristo è tenebra. Il mondo con Cristo vede la luce, comprende la verità. E Gesù dice: la verità vi farà liberi. Ecco la missione di questa settimana. Sii una luce, sii la luce di Cristo. Ricevi prima, quando ti alzi al mattino, presto, quando vai al lavoro, ricevi la sua presenza, la sua parola, proclamala nella tua vita affinché tu possa donare agli altri. Gesù ha detto: a chi ha sarà dato. Ricevi la luce di Cristo. Se tu la ricevi dal mattino, e noi lo facciamo insieme anche con questo servizio alla parola del giorno, se tu la ricevi, la puoi dare. Ma se al mattino, fretta, stanchezza, problemi, pensieri, distrazioni, stress,
non dai a Dio il suo tempo, non offri il tuo cuore, non offri la tua vita, che cosa darai agli altri? Insulti, critiche, parolacce, gesti che non vanno bene. Ma se tu ricevi da Dio dal mattino la sua luce, diventerai un cristoforo, portatore di Cristo, portatore della luce di Cristo. Allora preghiamo insieme chiedendo allo Spirito Santo di fare di me, di te, di ciascuno di noi strumenti luminosi nelle sue mani. Spirito Santo, vieni oggi nella mia vita. Spirito Santo, tocca il mio cuore. Spirito Santo, dal mattino ti chiedo affinché la luce di Cristo possa essere più grande delle tenebre del mio cuore, di tutte le mie fragilità, le mie debolezze, le mie fiacchezze. Spirito Santo, incoraggiami. Spirito Santo, rafforzami, perché io sia uno strumento che Dio usa per gli altri, per coloro che mi vedono, che mi incontrano, e attraverso di me venga, si diffonda e splenda la luce di Cristo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ricevete lo slogan di oggi. Gesù ti chiama ad essere la sua luce. Splendi nelle tenebre del mondo, brilla con quella parola che hai ricevuto questa mattina. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Questa meravigliosa opera, questa parola di Dio, è piena della storia dell'uomo, è piena di tantissime esperienze, dove Dio ha sempre l'iniziativa, propone sempre un'alleanza verso il suo popolo eletto, ma dove il popolo eletto spesso pecca di infedeltà, cade. Ma Dio manda profeti e manda sempre un rinnovo della sua alleanza. Dio non ci abbandona mai, e anche se noi cadiamo, siamo infedeli, Dio mantiene la sua promessa.